Il referendum costituzionale si avvicina e in queste ore si sta mettendo in moto la macchina elettorale. Le schede vengono stampate, gli scrutatori chiamati, gli uffici comunali messi a disposizione. Ma esiste un pezzo di paese in cui le cose sono più complicate. Parliamo delle zone del centro Italia colpite dal terremoto a fine agosto e a fine ottobre. Per i cittadini che hanno vissuto questa devastante tragedia, è però comunque possibile esercitare il diritto di voto. Vi spieghiamo come. Chi è rimasto nelle zone colpite dovrà verificare presso il proprio comune se l'edificio che ospitava i seggi è ancora agibile o se le urne saranno aperte in un luogo provvisorio. Chi invece è ospitato altrove può votare lì. Per farlo è necessario per prima cosa accertarsi che il proprio comune di residenza sia inserito nell'elenco ufficiale di quelli colpiti dal sisma. Se è così, ci si può rivolgere all'ufficio elettorale del comune dove si alloggia compilando una domanda di ammissione al voto, a cui va allegata una copia di un documento d'identità e una copia della tessera elettorale, o in sua mancanza, la dichiarazione del suo smarrimento. Attenzione! Tutto questo va fatto entro martedì 29 novembre. Completata questa procedura, il 4 dicembre si può andare tranquillamente a votare nel seggio indicato dal comune ospitante, con l'attestazione ricevuta insieme a un documento d'identità. Le informazioni e i documenti di cui abbiamo parlato possono essere reperiti sul sito www.muovereleidee.it/terremoto. Ricordiamo che si vota domenica 4 dicembre, dalle 7 alle 23. Votare è un diritto, anche per i terremotati.